Allora, sarò molto breve e molto franco perché il titolo di questo Slice of Life parla da sé, in questo Slice of Pay parla da sé. Tornerò perché sto abbandonando temporaneamente YouTube, almeno per un mesetto. E non in linea definitiva perché ci ho anche riflettuto su questa cosa perché comunque, mi sto rendendo conto che con il problema lavoro, che non è un problema, è una questione di vita, di fatto è arrivato il momento in cui appunto io ho intrapreso la mia carriera lavorativa e spesso e volentieri faccio dalle 9 del mattino a boh la sera, cioè so quando entro, non so quando esco e spesso e volentieri non riesco ad avere a fine giornata la lucidità mentale per gestire in maniera efficiente il canale, quindi spesso e volentieri continuo a rinviare quando in realtà non dovrei farlo, ma è inevitabile perché, non, capite, mi arrivo veramente stanco a fine giornata. Ma il punto non è questo, il punto non è che sto abbandonando temporaneamente YouTube per una questione di questo tipo, ma perché è successa una cosa importante. Ovvero mi si è rotto l'hard disk su cui stavo tenendo salvati tutti i video in modo tale da non far intorpare le memorie dei miei PC, perché sennò non avrei potuto gestire di fatto i video se mi si fossero bloccati i PC con la memoria. Di conseguenza avevo pensato di tenere tutto sull'hard disk. Ora l'hard disk mi è caduto e praticamente si è danneggiato. Devo buttarci dentro 300 euro per cercare di farlo riparare. Però il problema è che per fare questa cosa qua servono quantomeno dalle 4 alle 5 settimane di lavoro. E di conseguenza non ha senso che io segua a portarvi contenuti, o meglio, non ha senso che io spinga per portarvi contenuti che non troverebbero senso perché mancanti di altri video che erano già stati salvati e recuperati, e spero sinceramente di non perdere tutto perché sennò avrei un grosso problema di funzionamento, ovvero il fatto che dovrei rigiocare tutti i giochi che abbiamo portato avanti finora da capo, riportarli ai punti in cui eravamo arrivati e a quel punto ricominciare a registrare. Capite che a quel punto lì sarebbe una scomparsa di circa 2 mesi per me, perché è inevitabile, ci vorrebbe il tempo che ci vorrebbe per portare avanti un lavoro di questo calibro. Quindi incrociate le dita per me, perché se riescono a salvarmi l'hard disk, mi rivedrete tra un mese. Alla peggio, ragazzi, vi farò sapere da parte mia. Spero comunque di riuscire a portarvi almeno i video musicali e i video artistici, che quelli posso ritornare a registrarli liberamente, perché potrei farlo. Magari vi porto qualche gameplay di Payday per dirvi queste cose qua, perché comunque posso riregistrarle, perché tanto sono video flash, li monto rapidamente e poi ve li pubblico. Ma non chiedetemi gameplay, le serie grosse, perché quelle, sappiatelo, vanno da questo momento in stand-by. In stand-by fino a nuovo avviso, perché appunto è successa questa cosa qua e fino a che non so di che morte devo morire, non ha senso che vi intraprenda nessuna operazione nei confronti di queste serie. Detto questo, quindi ritornerò perché voglio tornare, perché comunque YouTube è una cosa che mi mancherebbe fare se anche smettessi, perché a un certo punto avevo addirittura pensato di smettere a fronte dei miei nuovi impegni, ma mi sono detto no, che non ce la faccio. È una di quelle cose a cui non riesco a rinunciare. Come non riuscirei a rinunciare a molte cose della mia vita, per quanto ad alcune dovrò rinunciare, essendo che appunto sto crescendo e che sto andando incontro alla mia carriera lavorativa. A me piace intrattenere, a me piace strapparvi un sorriso, a me piace farvi passare un quarto d'ora felice, un quarto d'ora di intrattenimento, o farvi scoprire videogiochi, cultura, parlare e fare disfare. Quindi cioè, è inevitabile che io comunque ritornerò a fare YouTube. Però per il momento perdonatemi, ma sono costretto a ritirarmi. Quindi statemi bene, fatemi sapere come state tutto, seguitemi sui social e noi ci rivediamo il prima possibile. A presto, porci. Vi abbraccio tutti e vi voglio un gran bene e statemi bene tutti quanti. A presto. Ciao.